Benvenuti a questo speciale di Italia 2 News per parlare dell'impianto di biometano in progettazione ad Auletta, un impianto che sarebbe possibile creare grazie a una volontà della società Retina Land Neo Agre Energie con sede in Lussemburgo, ma è anche un impianto che viene osteggiato fortemente dalla popolazione di Auletta. Questo speciale andrà a raccontare soprattutto la giornata dell'incontro tra l'azienda e il comitato dei cittadini che non vogliono il progetto e l'impianto di biometano ad Auletta, ma anche andrà a raccontare la posizione del comune, che possiamo dire è ondivaga. Iniziamo questo nostro speciale capendo bene cosa è avvenuto e cosa sta avvenendo ad Auletta. Un incontro di democrazia, di comunità e soprattutto di partecipazione, quello che si è tenuto alla Casa delle Parole ad Auletta tra l'azienda che vuol proporre il progetto di un impianto di biometano nella località Cerreta, il comitato che questo impianto non lo vuole e il comune che ha organizzato l'incontro ma poi si è defilato per ragioni soprattutto politiche. Un incontro che sarebbe dovuto avvenire, per il nostro, nel 2021, quando la società con sede in Lussemburgo e un capitale sociale di 10.000 euro e il comune di Auletta hanno avviato i primi contatti per il progetto. La notizia è però emersa pubblicamente soltanto nel 2023 e grazie al lavoro di segugio della redazione di Italia 2 e soprattutto della giornalista Federica Pistone, che ha trovato un documento nel quale si leggeva che questo progetto era già avanti nell'iter. Poi il tutto è stato ricostruito dal comitato e dalla giornalista di Auletta, Sara Manisera. Tanti i dubbi emersi durante le due ore di incontro, dal cambio di idea del comune di Auletta, inteso come amministrazione comunale, ad alcune risposte quantomeno balbettanti da parte della società, lasciata sola sul palco proprio dal dietrofront del sindaco Pietro Pessolano, dalla mancanza di conoscenza del territorio da parte dell'azienda, addirittura non sapevano dell'esistenza del carciofo bianco di Auletta, al rendering con auto articolati che non potrebbero mai arrivare nelle campagne di Auletta fino all'aspetto principale. Un impianto così grande nelle quantità che andrebbero a ricoprire durante le lavorazioni per un territorio così piccolo, da dove arriverebbe tutto questo materiale? Ora i vari percorsi continueranno, sia dell'azienda, sia del comune, sia del comitato, e avranno come base l'incontro che si è tenuto ad Auletta, un incontro dove democrazia, passione e comunità hanno vinto, almeno loro. Abbiamo riferito che c'è stato questo incontro, e noi proprio di questo incontro tra l'azienda che si occupa dell'impianto e i cittadini vogliamo parlarvi. Ricordiamo un incontro voluto dal comune di Auletta che però, bisogna dirlo, si è poi defilato, una posizione quantomeno ondivaga da parte dell'amministrazione comunale. Bisogna anche dire un aspetto molto importante ad Auletta: fra pochi mesi si vota e quindi anche la notizia, la storia dell'impianto biometano andrà a far parte della campagna elettorale. Ora nel prossimo servizio di Mariella Delia andiamo a raccontarvi l'incontro tra l'azienda e i cittadini. Si è tenuto ieri pomeriggio ad Auletta, presso l'Auditorium Casa delle Parole, l'incontro con la società Neo Agro Energie SRL, l'azienda che dovrà appunto realizzare l'impianto in località Cerreta per la produzione di biometano. All'incontro presenti il primo cittadino di Auletta, Pietro Pessolano, e il vice sindaco Antonio Addesso, il sindaco di Buccino, Pasquale Freda, che ha espresso la sua opposizione alla realizzazione dell'impianto, e il sindaco di Pertosa, Domenico Barba. L'incontro ha visto coinvolti anche Franco Torra, direttore generale della società, Salvatore Faugno, docente di meccanica agraria presso l'Università di Napoli, e i membri del comitato Auletta Casa Mia. I cittadini hanno mostrato ancora una volta il loro assoluto dissenso alla realizzazione dell'impianto e difatti in più di 100 sono accorsi per manifestare e mostrare il loro disaccordo riguardo alla progettazione presentata e alla poca chiarezza di quest'ultima.
Torra spiega che attualmente l'azienda sta lavorando su circa 25 impianti e che la funzionalità dell'impianto è quella di promuovere un'economia circolare e sostenibilità ambientale. Inoltre sottolinea che nel 2021 è stata presentata la prima istanza di PAS, che è stata seguita da alcune varianti e in seguito nel 2023 è stata poi pubblicata. Io rappresento una società che i fondi li attinge da fondi di investimento paneuropei con provenienza destinarsi esclusivamente a progetti di transizione energetica e ad alta sostenibilità ambientale. Quindi sono fondi di provenienza privata, di investitori istituzionali e di famiglie di investimento e dal finanziamento bancario. Si chiamano biomasse, le nostre diete prevedono l'utilizzo esclusivamente di biomasse provenienti da zone, nel caso specifico poi di Auletta, sono state fisicamente misurate, l'80% delle biomasse vengono da meno di 15 km di distanza. I contratti sono stati tra l'altro tutti consegnati al comune di Auletta, quindi diciamo sono tutti visibili, sono aziende tutte attinenti al territorio. Gli impianti sono dimensionati in funzione di quella che è la prescrizione di norma rispetto alla dimensione di gas che viene immesso in rete. La legge, che è legata anche all'applicazione del PNRR, prevede che questi impianti abbiano una dimensione di 500 standard metri cubi di gas all'ora da immettere nella rete, e questa è la dimensione degli impianti. Ma l'impianto non è per niente un grande impianto, cioè nel senso alla fine occupa un'area di 4 ettari e poi soprattutto in realtà non è un impianto impattante dal punto di vista non realizza volumetrie sostanziali, perché in realtà sono dei serbatoi, delle vasche chiuse e dell'impiantistica. Non dimentichiamoci che la previsione specifica è che questi impianti siano realizzati su terreni agricoli che devono mantenere la destinazione agricola e per cui noi ci obblighiamo al termine del ciclo dell'impianto a demolire e a restituire la terra esattamente allo stato in cui è, e questa è addirittura una prescrizione di norma che prevede anche che noi garantiamo gli porti necessari all'eventuale demolizione dell'impianto. All'indomani della scoperta del progetto è nato ad Auletta un comitato, Auletta Casa Mia, che si sta portando avanti con diverse iniziative per cercare di evitare che il progetto si realizzi. Il responsabile, chi ha partecipato al comitato che è nato ad Auletta ma poi si è anche allargato ai comuni limitrofi, ha permesso di portare avanti e di scoprire alcuni documenti sia sull'origine dell'azienda sia sull'iter burocratico per la progettazione e la nascita dell'impianto di biometano. Abbiamo sentito il responsabile del comitato. Sin da quando è emersa la notizia del progetto dell'impianto di biometano ad Auletta, si è costituito un comitato che ha inteso sin da subito saperne di più su questo progetto e poi ha avviato numerose iniziative per informare la popolazione. Nella giornata di ieri il comitato è sceso in strada dopo aver ascoltato le parole sia dell'azienda sia dell'amministrazione comunale. Questo è il loro punto di vista. Non è un no al biometano in sé per sé, questo deve essere chiaro, perché molti ci stanno etichettando come quelli del no semplice. Invece no, noi siamo contro questo sfregio a una zona prettamente agricola del nostro paese, dove ci sono prima di tutto delle abitazioni, quindi persone che hanno fatto i sacrifici per avere una casa lì. Seconda cosa, ci sono molte aziende agricole proprio confinanti con gli ettari destinati a un eventuale insediamento di questa azienda. Noi siamo contro, non al biometano, lo ribadisco, ma siamo contro a questo mega impianto calato dall'alto, che tutto è tranne che per il territorio. Cioè qua parliamo di un mega impianto che dovrebbe ricevere degli scarti, addirittura ci sono delle aziende della provincia di Padova presenti in questo piano di approvvigionamento, quindi è una cosa assurda. Ci tengo a ribadire ulteriormente che noi non siamo contro al biometano, ma siamo contro questo tipo di mega impianto.
Parlavamo di una posizione quantomeno ondivaga da parte dell'amministrazione comunale, da parte del sindaco Pietro Pessolano. C'è un aspetto politico da sottolineare, la parte di contatti con l'azienda, che ricordiamo ha sede nel Lussemburgo, è stata portata avanti dal consigliere di maggioranza Cocuzza. Lo stesso però non era presente all'incontro con l'azienda. Il sindaco Pietro Pessolano ha detto che non era presente proprio perché il comune ha fatto una parziale retromarcia annunciando che non ci sarà la variante del PUC per poter poi permettere l'iter e la costruzione del progetto. Il sindaco, davanti a tutte le persone presenti, circa 400 in sala, ha riferito che ora lui è contro l'azienda, è a fianco del popolo e si indosserà la fascia tricolore per non far costruire l'impianto di biometano. Ad Auletta si vota tra pochi mesi, il sindaco uscente Pietro Pessolano non potrà più ricandidarsi e quindi sono in atto anche giochi politici per le varie liste. L'impianto di biometano diventa un argomento principale nella prossima campagna elettorale. La posizione del primo cittadino quindi è anche importante da questa ottica. Occorre ricordare che il comune ha avviato dei collegamenti con l'azienda nel 2021. Il primo cittadino Pietro Pessolano ieri sul palco ha ribadito che segue la volontà del popolo e quindi indosserà anche la fascia per dire di no all'impianto di biometano. Qualcuno l'ha vista come un dietrofront questa presa di posizione rispetto alle prime interviste e ai primi interventi del sindaco. Lo abbiamo ascoltato, ecco Pietro Pessolano. Dall'inizio penso che siamo stati abbastanza coerenti, perché noi siamo favorevole all'impianto, ma essere favorevoli non significa per forza tradire la fiducia del popolo. Noi dall'inizio, sia alla stampa, in ogni riunione, abbiamo sempre asserito che noi ascoltavamo il popolo. In questi ultimi giorni abbiamo visto con chiarezza che il popolo non è d'accordo e quindi noi seguiamo il popolo. L'abbiamo detto dall'inizio e quindi nella nostra coerenza, al di là del nostro pensiero, non era nel calendario del nostro programma alle elezioni scorse. Quindi i nostri cittadini non ci hanno votato per questo. Anzi, io ero convinto che forse i cittadini mi seguivano. È stato diversamente e noi seguiamo il popolo. Dall'amministrazione comunale, dalle parole del sindaco a quelle dei cittadini. Prima della riunione con la società Neo Agroenergie e l'amministrazione comunale tenutasi ieri pomeriggio presso l'Auditorium, la Casa delle Parole, i cittadini di Auletta si sono riuniti in piazza Falcone Borsellino per una breve assemblea per discutere sull'impianto di biometano che sorgerà in località Cerreta. Noi di Italia 2 abbiamo ascoltato le opinioni di alcuni cittadini lì presenti. Per me Auletta è il paese delle mie origini, la mia terra e sicuramente le intenzioni sono quelle di difenderla in tutti i sensi, soprattutto difendere l'aria, il suolo e l'acqua. Quindi sicuramente il biometano ritengo che non è l'idea che sia sbagliata, ma questo progetto che vuole essere diciamo installato ad Auletta che è sbagliato proprio come progetto, ecco, ha delle falle che sicuramente devono essere chiarite. Un danno enorme, è perché è tutta roba che noi l'aria non va bene, non va bene, e per me non va bene. Perché tanti sacrifici e tante cose degli nostri antenati non devono andare tutte abbandonate. Auletta fino agli anni 50-60 è stato il fiore all'occhiello di tutto il circondato. Ora perché perdere questo onore? Per quale motivo vogliamo essere spiegate? Perché vogliamo trasparenza, quello che da un po' di tempo non si usa più. Uno scempio, cioè una zona agricola di pregio, quando mettono un impianto proprio che non è proprio adatto, senza informazione. La cittadinanza, oggi il primo incontro che teniamo con i titolari proprio dell'azienda, e questo è un progetto, cioè già sono con l'amministrazione, già era d'accordo già da 4 anni e noi 6 mesi fa l'abbiamo saputo tramite qualche, cioè, tramite il comune via. Noi aulettesi siamo incazzati, cioè siamo proprio, come io, come tanti altri che ho i terreni vicino proprio a questo mega impianto, perché devono, speriamo che non lo metteranno mai, se no
cioè, andiamo là, ci mettiamo giorno e notte. E infine andiamo a raccontarvi l'epilogo della giornata, quella di mercoledì, dell'incontro tra cittadini e l'azienda Retina Land, con una manifestazione, un corteo che si è snodato tra le strade di Auletta. Nella serata di mercoledì 10 gennaio, a conclusione del lungo dibattito pubblico tenutosi nella Casa delle Parole di Auletta, dove cittadinanza, amministrazione comunale e impresa realizzatrice hanno discusso riguardo la realizzazione di un impianto a biometano, una folla di persone ha marciato lungo le strade del paese per ribadire a voce alta la loro ferma e decisa opposizione nei confronti della creazione dell'impianto in località Cerreta, nell'area agricola del comune di Auletta. È un grido di ribellione, di giustizia e di libertà, quello che si è sentito ieri sera riecheggiare lungo le vie del piccolo comune. Tante persone hanno formato un'unica voce. L'intera comunità ha marciato in una fredda sera di gennaio, unita e compatta, determinata a non cambiare idea. Quello che chiedono all'unisono è collettività, partecipazione e condivisione, soprattutto quando si è chiamati a prendere delle decisioni che riguardano il futuro del loro paese, quello che amano, quello dove non hanno deciso di nascere, ma hanno scelto di restare, consapevoli della ricchezza e delle eccellenze che la loro terra ha da offrire quando si lavora insieme per il bene comune. Stanno venendo da tanto lontano per rubarci la terra che noi amiamo. Non siamo cretini, perciò lottiamo. Si sente forte e da un piccolo centro può arrivare dappertutto il rumore che fa chi ha il coraggio di dire di no. Questo era lo speciale per parlare dell'impianto di biometano ad Auletta. Cosa succederà nei prossimi mesi? Occorre monitorare il tutto e noi ovviamente saremo sempre sul posto per cercare di raccontarvi al meglio questa storia. Secondo noi ci saranno ancora sviluppi. C'è una situazione che resta in sospeso, ovvero il consenso tacito sul quale il comune non è intervenuto e per il quale l'azienda può continuare il progetto. Quindi l'iter continuerà, così come continuerà anche l'attenzione da parte del comitato, e occorrerà anche comprendere quali saranno le posizioni e soprattutto le prese di posizione e gli atti ufficiali da parte del comune. Noi vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo una buona serata.